tutti, ben ritrovati, benvenuti a Good Night Milano, nuova puntata questa sera in compagnia di Niccolò Pisu, editor in chief del magazine Poba, che vediamo qua sul nostro tavolo. Benvenuto, benvenuto Niccolò, grazie mille di essere qui. È sempre bello, insomma, quando possiamo presentare una nuova realtà a Milano che fa cultura, che fa informazione, che fa arte, anzi in questo caso anche, e in più forse anche un po' in questo vecchio formato della carta che ormai tutti tutti insomma dicono che non va bene, ma insomma davvero quando poi ce l'hai in mano ti dà, esatto, una grande grande energia già solo dalla contentore. Poi una volta che si passa al contenuto sono ancora cose più grosse, ma partiamo dall'ABC, diciamo, dai fondamentali. Allora, un nuovo giornale, un nuovo magazine, una fanzine l'hai voluta chiamare tu, Poba. Sì. Prima di tutto, cosa significa Poba? Poba è... preparatevi a bipparmi, perché in realtà in sardo significa suca. Ok. E questo progetto in realtà nasce proprio dal fatto che volevo andare contro all'editoria classica, per la quale ormai si vedono contenuti sempre più costruiti attorno a dei finanziamenti, e quindi volevo fare una rivista fatta per le persone, mm-hmm, dove i contenuti sono fatti attorno ai loro interessi, e quindi l'acronimo anche per oggi basta anche, stacchiamoci da quello che si può trovare in edicola generalmente, una rivista gratuita che appunto gioca su questo. È molto interessante, perché appunto una rivista gratuita è distribuita solo a Milano con un piccolo numero di distribuzione che la rende davvero un pezzo, quasi dei pezzi unici, no? Insomma, che tiratura ha Poba? Stampiamo 200 copie per numero. 200 copie per numero, quindi o vi beccate uno di quelle 200 copie oppure niente. 200 copie fatte di arte, cultura, pezzi ben scritti, informazione, finte pubblicità, ad esempio, qua sì. Farei far vedere, ad esempio, vediamo un attimo, questa qua, queste due pubblicità, tanto non so se mi facciamo detto, ma chi se ne frega. Un po' forte, partiamo con... Sì, partiamo subito con quelle forti, partiamo. Sì, diciamo che ho cercato di riprendere la struttura classica. Qua così, mettiamo così, perfetto, si vede, eccolo qua. Ecco, cerchiamoci quella della Barbie che dice Life in plastic, it's fantastic, come diceva una famosa canzone della Barbie, perché questo numero, ad esempio, è dedicato alla plastica, appunto. Sì. Perché ogni numero è tematico, no? Sì. Come funziona, appunto, Poba? Dunque, cerchiamo di darci un tema per l'anno. Quest'anno il tema è la Terra. Devo dire, ovviamente, anche noi non possiamo staccarci dai trend, e ovviamente in questo periodo si parla tanto della sostenibilità, della terra, dell'emergenza plastica, e quindi abbiamo deciso di iniziare appunto con questo numero per poi continuare su altre tematiche che andranno sempre a coinvolgere appunto l'argomento terra. Ogni tema, ogni numero, dicevo appunto, un tema. Nel caso della plastica, come viene affrontato, in questo caso appunto il tema della plastica che è il vostro ultimo numero, ma ogni tema come viene affrontato? Generalmente partiamo appunto dalla parola, e da lì andiamo a cercare una serie di collaboratori che potrebbero raccontare un'esperienza completamente diversa in merito. Uh-huh. Plastica, per esempio, vede coinvolti attivisti, vede coinvolti designer, vede coinvolti grafici, e ad ognuno come brief viene dato soltanto plastica. A volte può sembrare, potrebbe sembrare facile, sì, lavorare in questa maniera, in realtà essendo tutti abituati a lavorare con determinate tempistiche, determinati vincoli e paletti, riuscire a tirare fuori la propria creatività non è sempre immediato. Quindi ogni numero è una sorpresa anche per noi, e quando ci ritroviamo a sfogliarlo e a vedere che c'è chi l'ha affrontato andando contro la plastica, c'è chi l'ha affrontato proteggendo questo elemento, e convivono sotto lo stesso tetto in una rivista che non prende posizione, insomma il progetto diventa consistente e interessante. Molto interessante anche il fatto che, ad esempio, io ho preso da un numero, questo è il numero 2, credo, il numero 3, adesso mi collo, no, numero 0 questo, quindi il primissimo numero che avete fatto, i contributors, cioè coloro che appunto contribuiscono alla realizzazione del numero, che sono praticamente, vedo, sempre diversi, cioè questo è un numero, cosa ho preso, questo è preso da un altro numero, sono alcuni ritornano, alcuni no, questo proprio anche per, come dicevi tu, per cercare di
avere sempre più voci all'interno sì. di questo contenuto, no? Sì. Chi sono i vostri contributor? Allora, come siamo un misto fritto, direi, di personalità, uh-huh. Ci sono ragazzi che lavorano nel marketing, ci sono fotografi, ci sono, abbiamo un grafico, abbiamo una psicologa, abbiamo veramente un po' di tutto, ed è questo che appunto ci porta poi a creare questa rivista estremamente variegata. Perché ognuno ha la sua esperienza e le sue connessioni, si parla sempre di network, quindi quando ci sediamo attorno a un tavolo e scegliamo un tema, ognuno ha delle idee e non sono mai identiche. Ognuno ha delle conoscenze delle persone che probabilmente non avremmo mai pensato. Adesso qua sul numero della plastica abbiamo degli ospiti che secondo me sono davvero interessanti, Annalita Serra, Charla, oppure l'intervista che abbiamo fatto alla Sea Shepherd, sono delle cose che probabilmente non si troveranno mai assieme. Qua la nostra cara Annalita Serra, che abbiamo avuto anche qua ospiti da noi, insomma, anche nomi di un certo livello, artisti di un certo livello, viene da dire, no? Artisti di un certo livello che decidono di collaborare con noi gratuitamente. Noi lavoriamo gratuitamente, questo progetto è gratuito per tutti. Perché l'hai voluto fare, Nicolò? Qual è la tua motivazione e il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è far sorridere le persone, infatti vedrete che all'interno della rivista ci sono dei contenuti anche abbastanza leggeri o frivoli, come gli annunci o l'oroscopo, che è totalmente inventato, diciamo, formulato pensando alle persone che conosco. All'interno però... Non scopo. Può avere una bivalenza. Gioco anche qua e gli annunci anche. Sì. Diciamo che la leggerezza e il tentare di far divertire le persone è anche uno degli strumenti più efficaci per far passare dei messaggi. Da qui appunto la necessità di avere delle pubblicità che fanno sorridere, ma che in realtà poi ti raccontano anche qualcosa. Adesso prima abbiamo visto, non lo so, Life in Plastic is Fantastic, sì. Ovviamente la Barbie non è semplicemente un giocattolo, è anche un elemento di design, un progetto che ci ha accompagnato dalla nostra infanzia, che però è fatto di questo materiale, che è, comunque è una criticità nel nostro mondo. Next step, prossimo numero, sapete già di cosa parlare, avete già qualche idea e soprattutto hai un'idea di come si potrebbe evolvere il progetto POBA? Dunque, allora, il prossimo numero è sullo spazio. Lo spazio inteso come via di fuga dalla Terra, ma anche lo spazio virtuale tra le persone, inteso come sovrappopolamento. E da lì, devo dirti la verità, per me è impossibile sapere che estetica avrà la rivista. Ripeto, per me è sempre una sorpresa. Però quello che so è che sarà probabilmente altrettanto interessante. L'evoluzione di POBA, ti dico, al momento per me stiamo andando già fortissimo. Non avrei mai pensato di suscitare così tanto interesse, di trovarmi qua seduto con voi oggi a parlarne, e quindi posso dirmi soddisfatto. Cercheremo di essere sempre più presenti e di coinvolgere sempre più persone in Italia ma anche in Europa. Chi è il lettore tipo? Il lettore tipo sono io, sei tu, i tuoi ragazzi qua e tutte le persone che mostrano interesse verso il progetto. Uno degli obiettivi che ci siamo dati all'inizio era quello di cercare di creare dei titoli che potessero scioccare, ma poi ci siamo lasciati semplicemente trasportare dalla grafica, dall'immagine, e abbiamo lavorato più su quello. POBA come parola è già abbastanza forte, quindi inserire anche adesso un titolo lo sappiamo cosa vuol dire, sì, effettivamente. No, esatto, quindi diciamo che sì, continueremo così ancora per un pochino e poi evolverà insieme ai nostri lettori. POBA è anche una rivista che ha delle sorprese, in realtà, nel senso che uno la vede, la sfoglia, però ad esempio si accorge a un certo punto che non è pinzata, non è rilegata, non c'è nulla a tenere insieme le pagine, posso staccare le pagine, volendo potrei anche cambiare l'ordine delle pagine, volendo, no, c'è il numero, quello almeno. Sì. Magari per un prossimo numero, spero, a uno senso. Perché però? C'è un motivo. Sì, c'è un motivo perché... Diciamo, non è solo perché abbiamo pochi soldi, diciamolo, c'è un motivo proprio. Beh, sicuramente ci aiuta anche a livello economico, ma l'idea iniziale era quella di dare un prodotto che si potesse appunto eviscerare
E questo perché è pensata proprio su Milano. Milano è una città che è costituita da studenti, tantissimi, persone che anche alla mia età, 33, convivono con altri studenti o lavoratori, e le case sono principalmente arredate da poster, illustrazioni. Ci vestiamo con magliette che sono il frutto di stampe di collaborazioni di tatuatori. Quindi ho detto, creiamo una rivista che abbia un formato incorniciabile. Che possa anche avere un certo valore da avere in casa. Ovviamente sono delle illustrazioni che sono fatte per la rivista, quindi gli illustratori che si sono impegnati ci garantiscono anche l'unicità Di dell'uscita delle quell'illustrazione, illustrazioni. quindi 200 sole illustrazioni, ad esempio, in quel Sì, caso. esatto. Poi Tavares adesso non voleva fare pubblicità, credo, alla grande Ikea, perché insomma c'è anche una Non falsa sapevo se potessi. pubblicità su Ikea, Tavares è Sì. bellissimo, no? Che parte ho visto prima. Ma in realtà è fatto su misura apposta per le cornici Ikea, per le mobili Kallax. Questo, magari Ikea, se lo sate, ve le mette in giro anche per dentro le cose, Facciamo sarebbe un arrivare messaggi. 360 carpiato, sarebbe entrare da dove si esce, qualcosa di fantastico. No, però appunto è molto interessante perché parlate con un pubblico davvero variegato. Cioè, non andate a cercare un pubblico preciso, quello, non so, degli hipster o quello degli amanti della musica o solo degli amanti dell'arte contemporanea, perché davvero parlate praticamente di tutto. Sì, non vorrei neanche dare un limite a questo. Forse in questa città si tende tanto a dividersi per classi o per interessi. Questa rivista cerca di prendere un po' tutti perché alla fine non siamo così diversi. Ed è per questo che siamo distribuiti principalmente in un bar storico di Milano che si chiama Picchio, perché appunto è un aggregatore di queste Dove si persone. trova, diciamo così? Si trova in via Melzo, zona Porta Venezia, che è proprio centro per me. E diciamo che quando sono arrivato a Milano è uno dei primi posti che ho conosciuto. E da lì mi sono subito sentito accolto. Da quanto è che sei a Milano, Nicolò? Insomma, 8 anni. Ogni non è tanto, non è poco, è quella via di mezzo per cui a questo punto fatichi a capire davvero quale sia la tua casa, no? A un Sì, certo punto, no? assolutamente sì. Ci Però hai già capito come muoverti in una città come Milano. provo. È perché Milano oppure forse è perché Nicolò, non so, che risposta ti sei dato? No, per me è Nicolò a Milano, ovviamente quando sono arrivato qua anche io sono cambiato, sono sardo, ho studiato a Roma, ho lavorato a Bologna, ho lavorato a Ah, Firenze quindi e ne hai viste di altre ho città importanti, visto tante altre diciamo. città che sicuramente hanno influito nella mia crescita, ma Milano è dove principalmente ho trovato la mia strada. Cioè un po' a Bologna avrebbe funzionato, a Roma avrebbe funzionato? Probabilmente sì, però sarebbe stato diverso. Ah, ok, quindi c'è Milano, come dire, contamina. Milano c'è, lo dico anche con orgoglio perché questa città mi ha dato tanto e se sono arrivato qua e se sono arrivato a fare Pova è veramente grazie a Milano. Allora, ricordiamo come si fa per avere prova e anche le coordinate, magari, perché immagino avrete cioè, social per seguirvi, come In funziona? realtà abbiamo Instagram, ma la rivista esiste solo cartacea, Ottimo. quindi Instagram ci serve semplicemente per dire dove sarà Pova nella prossima uscita. Quindi lasciamo Pobasin al Picchio, facciamo un post dicendo Pobasin al Picchio. Ci spostiamo all'Ikea, Pobasin è all'Ikea. Così le Non c'è persone ancora, non sanno. andate, perché non No, c'è adesso ancora. non Per c'è. adesso non c'è. Per Per adesso non adesso no. E appunto, dacci proprio le coordinate per cercarvi. Avete anche, allora, al Picchio possiamo trovare la rivista. Poi c'è. su internet, appunto, Sì. Instagram. Instagram è chiocciolapova_zine. Pobasin.com c'è il sito che appunto raccoglie le copertine dei numeri, un'email per chi volesse collaborare, una piccola descrizione del progetto. Però è molto interessante, cioè io una copia digitale di questa roba qui non la trovo da nessuna parte. No, È una scelta, Nicola, questa? è una scelta sempre per andare contro tendenza. Siamo troppo distratti dal digitale, quando ho pensato alla E me lo rivista stiamo dicendo attraverso cartacea. il vostro smartphone in questo momento, quindi già questo fa capire come è tutto il contrario di È tutto, Nicola, vero? fondamentale, è Infatti, no, no, ma estremamente è vero, no, no, fondamentale. sono d'accordo anch'io, Però ho cioè, immaginato le tipo. persone in metropolitana che piuttosto che stare al cellulare, non so, sfogliarsi, ho E immaginato loro con la rivista in sarebbe mano. una bella immagine, se ne vede poco effettivamente. Anche perché poi hanno tutti lo smartphone in mano, ma non guardano Milano News, quindi non mi chiedo cosa vedono di così interessante sullo smartphone, Niente. appunto. Quindi allora prendetevi Poba e leggetevelo. Stasera, oggi pomeriggio, andate, è ancora aperto il Picchio, sì, non ha chiuso Sì, ancora sì, per sì, sì. vacanza. Andate, si trova ancora qualche copia? Sì. Oppure È quando è uscito il terzo numero? uscito una settimana fa. Ah, quindi qua, riusciamo ancora a Sì. trovare. Sì,
copie, quindi insomma andate a prenderla e fatevi fare una foto mentre in metropolitana state leggendo Poba, così almeno e taggateci. Convertiamo un po' questa cosa di tutti con la testa sul cellulare. Nicolò, prossimo numero, lo spazio, dicevi. La tua definizione di spazio qual è? Cioè, la tua idea di spazio qual è? Quando ho pensato a spazio, siccome io ho sempre una pagina dedicata alla mia lettera, ho immaginato proprio lo spazio tra le lettere, quindi stavo pensando di giocare con le parole e gli spazi in modo che le persone potessero essere catturati dalla parola piuttosto che dal discorso. Insomma, interessante davvero. Beh, dico, tu comunque sei uno degli artisti appunto che sono in questi numeri, c'è poco da fare, anche se sei l'editore, comunque sei uno degli artisti che c'è in questi in Poba e si vede tanto appunto quello che porti al progetto di Poba. Ricordiamo allora che potete trovare ancora la rivista al bar Picchio in via Melzo. Scusa, mi faccio dire a te questo secondo di non sbagliare. Certo. Al bar Picchio in via Melzo potete ancora trovare il numero 3 di Poba. Poi ottobre, dicevi, dovrebbe uscire in circa il prossimo numero. Ogni quanto esce un numero? C'è la cadenza oppure anche lì? Quando avete qualcosa da raccontare? Tendenzialmente cerchiamo di uscire ogni 4 mesi. Poi ci possono essere dei piccoli ritardi, ma siamo abbastanza affidabili da quel punto di vista. Hai già idee anche su altri temi per i prossimi numeri? Vogliamo chiudere l'anno sempre col tema terra, apocalisse, perché sappiamo che questa parola suscita subito entusiasmo. Quest'anno vuoi dare... Sì, voglio fare ottobre e dicembre, sì, perché il primo è uscito un po' tardi, è uscito a luglio, e quindi ottobre il prossimo e dicembre chiudiamo con l'apocalisse e andiamo tutti in vacanza. L'apocalisse, beh, insomma, non male, come un po' come andare in pensione a un certo punto, effettivamente. Va bene, allora Nicolò, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere qui con noi questa sera. Grazie mille, ovviamente le copie le molli giù perché noi ce le teniamo, perché ce le dobbiamo portare in per giro voi. Perché sono delle bellissime davvero opere d'arte, non dico mobili perché poi pensiamo a qualcos'altro, ma sono delle bellissime opere d'arte che potete trovare in giro per la città e farle diventare parte integrante della vostra vita. Questa cosa del fatto che non sono rilegate, che si possono tranquillamente usare come poster, secondo me è geniale. Complimenti Nicolò, sono davvero affascinato dal Grazie. Tuo progetto. Fai complimenti anche a tutti gli altri contributori. Assolutamente. E complimenti davvero per il lavoro. Grazie. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, ve lo ricordo, Poba lo trovate, ho cercato su internet, venite, scriveteci anche noi, vi diamo un po' gli indirizzi, comunque al bar Picchio di via Merzo trovate ancora le copie del terzo numero di Poba. Io vi ringrazio per averci seguito, Good Night Milano ritorna lunedì, sempre qui, in diretta, su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie.